Se conoscete la pentatonica ma non siete molto soddisfatti del risultato che ottenete suonandola, questo è il video giusto per voi. Vi farò vedere infatti alcuni trucchi per sfruttare al meglio la scala più amata da tutti i chitarristi. Comunque, per chi non mi conosce, sono Stefano Rossi, insegnante di chitarra, direttore della scuola di musica Dupi e a tempo perso vedo il retro gaming ovunque. Trovate il PDF di supporto a questa video lezione qui sotto nel primo commento. Potrete anche registrarvi al mio sito chitarradidattica.it per avere accesso a tutte le mie video lezioni gratuite. La pentatonica minore è sicuramente la scala più conosciuta dalla maggior parte dei chitarristi, un po' per la sua semplicità gestuale e un po' perché, si sa, suona bene di suo. Ma cosa significa che una scala suona bene? Diciamo che per alcune sue caratteristiche sonore, questa scala risulta essere particolarmente bilanciata rispetto alla scala maggiore o alla scala minore naturale, oppure alla maggior parte delle cosiddette scale modali. Oggi noi non entreremo nella teoria della scala pentatonica minore, ma ci soffermeremo invece di più sull'aspetto pratico di questa scala. Come mai, nonostante le sue caratteristiche a livello teorico suggeriscano una facilità di utilizzo, molto spesso i chitarristi non riescono a sfruttarla a dovere? Perché non sempre viene suonata nel modo giusto. Con gli esempi che seguiranno vi farò vedere come risolvere questo vostro problema. La lezione di oggi è sponsorizzata da Volta Custom Electronics, che produce degli ottimi pedali per chitarra artigianali adatti a chitarristi di tutte le esigenze. Io uso da diverso tempo il 1987, un distorsore arrogantissimo con due diverse modalità, una più bella dell'altra, che è stato anche personalizzato, guardate qui che figata. Un altro pedalone che uso tantissimo è l'Expressor, un compressore da studio a forma di pedalino per chitarra che dona allo strumento delle sfumature davvero incredibili. La qualità costruttiva è veramente di alto livello, sono belli, robusti e suonano davvero da paura. Vi consiglio di dare un'occhiata al loro sito www.voltacustom.it, dove trovate la lista di tutti i loro prodotti. Trovate il link anche in descrizione ai miei video e qui sotto nel primo commento. Torniamo al video. Anzitutto, il problema principale che si incontra le prime volte che ci si approccia a questa scala è il fatto che si cerca di suonarla sempre avanti e indietro per gradi congiunti, cioè con note molto vicine tra loro, e spesso una semplicità gestuale non sempre dà come risultato una buona soluzione melodicamente parlando. È per questo che vi consiglio questo lick. Si tratta di un pattern piuttosto verticale, nel senso che ad ogni nota che viene suonata viene poi successivamente affiancata una nota presente su una corda diversa. In questo modo noi non suoneremo più per gradi congiunti, non avremo più due note vicine sulla scala, ma salteremo sempre una delle note della scala, perché a livello geometrico la pentatonica appunto presenta questa peculiarità. Se io suono sulla stessa altezza o quasi sulla tastiera della chitarra una nota e poi sulla corda precedente o successiva un'altra nota, sempre lì vicino, salterò solamente una nota, proprio perché ce ne sono solamente 5. A volte, erroneamente, questo è un lick che viene definito a quarte, perché in alcuni casi qui effettivamente stiamo suonando delle quarte tra le note, ma non sempre. Se infatti andiamo a vedere dal, per esempio, il settimo tasto della quinta corda all'ottavo tasto della sesta corda, in quel caso ci sarà un intervallo di terza maggiore in senso ascendente dalla sesta corda alla quinta corda, oppure di sesta minore in senso discendente. Quindi qua di quarte non ce ne sono. Comunque, al di là di questa pippa teorica, sappiate che è una soluzione veramente molto utilizzata, anche sul finale del solo di Hotel California venne utilizzata, per esempio. Per quanto riguarda la mano destra, dovremmo quindi fare un sacco di salti di corda in questo caso, perché non avremmo la possibilità di eseguire note sulla stessa corda, ma sempre su corde diverse, e quindi ci si dovrà allenare di conseguenza. Un'altra alternativa interessante è quella di non suonarla più a ottavi, ma suonarla a terzine. Questo spacca un po' il ritmo ed è veramente molto interessante poi da inserire nelle vostre composizioni o nelle vostre improvvisazioni. Vi do un esempio con questa mia improvvisazione. We'll be right back.
Come forse avrete capito, una buona via è quella appunto di saltare note ed è per questo che vi propongo questo secondo pattern. In questo caso entra in gioco il cosiddetto string skipping, ossia il fatto di saltare delle corde in modo tale da eseguire degli intervalli più ampi rispetto a quelli dei gradi congiunti. Questo può essere eseguito sia con il plettro oppure con il mio tanto amato hybrid picking, ossia con le dita della mano destra assieme al piatto. Non è di facilissima esecuzione inizialmente, ma questa strategia vi darà la possibilità di essere veramente molto più vari e quindi di raggiungere delle possibilità melodiche, chiaramente, che fino a prima magari non utilizzavate. Sentite questo mio esempio di improvvisazione. Ma oltre a saltare note, un'altra buona alternativa è quella di cambiare la posizione sulla tastiera della chitarra dove stiamo suonando, per esempio con questo lick. Qui abbiamo unito una posizione E del Cajed con una posizione G del Cajed. Se non sapete di che cosa sto parlando, mi sto riferendo al sistema geometrico Cajed di cui potete trovare diversi video sul mio canale. Oppure potete seguire il mio corso Dentro la musica, che è un corso specializzato per la visualizzazione e l'applicazione della teoria sullo strumento. Una volta terminato il corso riuscirete a orientarvi perfettamente sulla tastiera della chitarra e a improvvisare nel migliore dei modi. Comunque, autopubblicità a parte, veniamo al nostro lick. Colleghiamo quindi due posizioni diverse sulla tastiera della chitarra per raggiungere la possibilità quindi di eseguire qualcos'altro a livello gestuale. Infatti, come mai noi decidiamo di dividere la tastiera in tanti punti e di fare la stessa scala in modi diversi? Perché ogni posizione ci dà una facilità di utilizzo, in un certo senso, di alcune soluzioni, mentre altre posizioni ci daranno la semplicità di utilizzo di altre soluzioni. Quindi la capacità di unire le scale può essere molto utile proprio per variare queste nostre frasi che altrimenti risulteranno un po' più monotone, anche semplicemente per il fatto che rimaniamo sempre sullo stesso registro quando stiamo suonando. E invece variando di posizione possiamo accedere ai registri più bassi oppure ai registri più alti. Sappiate tra l'altro che questo lick, anche se magari non l'avete mai provato, è uno dei modi più comuni che hanno i chitarristi professionisti proprio per passare tra queste due posizioni e ottenere un fraseggio efficace. Il collegamento posizione E posizione G è molto più utilizzato di quanto voi pensiate. Vi basta vedere qualche fraseggio di Guthrie Govan, di Robin Ford e vedrete un sacco di questi passaggi. Anche qui la mano destra deve lavorare un attimino di più, perché cambiando da una posizione all'altra non abbiamo più sempre note pari tra le corde, ma in alcune circostanze ci saranno anche tre note su una corda e quindi dovremo adeguare la mano destra di conseguenza. Ma non c'è pentatonica senza una sana e fantastica nota blu. Sentite questo pattern. Se per caso non sapete che cos'è, la nota blu è un abbellimento cromatico che è inserito all'interno della scala pentatonica, serve per spezzare un po' la monotonia del fatto che abbia tutte note che suonano bene tra di loro. L'intervallo che va aggiunto alla scala pentatonica minore, in questo caso per ottenere la nota blu, è la quinta diminuita o quarta aumentata, che a livello di suono è la stessa cosa, a livello diatonico sono due cose leggermente diverse. Dipende dal testo che consultate, vi diranno due cose diverse. Comunque, l'idea è questa. La nota blu è un abbellimento cromatico e di conseguenza non può essere utilizzata come nota su cui fermare le nostre frasi. Ora, esistono anche teorie riguardo al fatto che una nota blu non va mai messa sull'accento forte, una nota blu non andrebbe mai usata per iniziare una frase. Ecco, secondo me sono tutte congetture un po' campate per aria.
L'idea è che comunque la nota blu è una nota di passaggio, a meno che non ci sia un accordo che la sostiene. Allora lì possiamo anche fermarci su idee. Però il fatto è questo, che non è che sia proibito cominciare una frase da lì o sia proibito darle la stessa durata delle altre note. Se il fraseggio è veloce, per esempio, lo possiamo fare senza nessun problema. L'importante è darle il senso di nota di passaggio. Anche qui la mano destra avrà un po' la vita difficile, perché ci sono diversi passaggi che si possono eseguire con la nota blu che ci costringono a fare dei movimenti meno ovvi rispetto a quelli che facciamo normalmente quando facciamo i classici esercizi sulla pentatonica. Però se vogliamo suonare bene, un po' bisogna faticare. Chi è che diceva se il sangue non scorre tra le dita la pratica non è finita? Ma! L'ultimo consiglio che vi posso dare attraverso questo lick che vi faccio sentire è: suonate forte. Come avete sentito, quest'ultimo pattern è piuttosto semplice, però mi sono concentrato proprio sul fatto di suonare più forte che potevo. Perché molto spesso chi suona una scala pentatonica, soprattutto in ambito rock, si dimentica il fatto che per suonare bene bisogna suonare veramente molto molto forte. Quindi plettrate con molta energia, molto intensamente, usate una dinamica molto alta quando suonate. Farete sempre a tempo ad abbassare la dinamica in un secondo momento, se per caso sentite che siete un po' troppo esagerati. Però normalmente chi sa suonare forte riesce a suonare anche piano. Il contrario invece è molto molto più complicato. All'inizio dell'ultimo lick sentirete anche che c'è il cosiddetto rake, ossia quel passaggio che faccio con la mano destra su tutte quante le corde con il plettro, però fermandole in maniera tale da far sentire questo effetto molto percussivo, per poi lasciare come unica corda libera quella sulla nota che voglio proprio far sentire. Provate ad allenarvi a fare i rake anche voi, secondo me è una tecnica molto soddisfacente e che dà veramente qualcosa in più alle frasi rock e renderà anche le vostre improvvisazioni sicuramente più efficaci. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale di questi passaggi trovate più difficile e se vi sono serviti i miei consigli. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse, mi raccomando, mettete un like e iscrivetevi al canale. È il modo migliore che avete per supportare il mio canale nella sua crescita. Seguitemi anche su Instagram e TikTok. Vi ricordo che la mia scuola di musica offre lezioni di chitarra, basso elettrico, pianoforte e canto anche online. Scrivetemi una mail se siete interessati. E ricordatevi che sul sito chitarradidattica.it potete trovare tutte le mie video lezioni gratuite e anche i miei corsi completi per chitarra. Grazie dell'attenzione e è interessante come, nonostante la pentatonica sia considerata una scala facile, ci si può sempre trovare qualcosa per migliorare il nostro modo di suonare anche con queste semplicissime 5 note. Cosa ne pensate voi? Ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Ciao, alla prossima!